Bene, e dopo questi esercizi che abbiamo fatto assieme, ti lascio con i compiti a caso, ovvero esercizi da fare per 30 minuti al giorno per questa ultima settimana. Ovviamente per questa ultima settimana di corso assieme, perché niente, e nessuno ti vieta di continuare con gli esercizi e di aumentare le tue skills, le tue capacità di, eh, di, di, di leggere super velocemente. Che poi, tra l'altro, aumenterà ancora di più con eh, la seconda parte di questo corso, ovvero con le tecniche nuove quindi in pratica sai che questo corso sono due messi in uno più avrai dei consigli miei personali e delle cose che utilizzo io cosa farai questa settimana per altri 30 minuti al giorno né più né meno di quello che hai già fatto la settimana scorsa quindi 5 minuti di velocità di percezione le parole che devono essere comprese di cui vedi alle mie spalle le pagine per ricordarti ma che hai fatto fino a ieri fino a oggi quindi eh, sai benissimo che cosa vuol dire? Poi ancora 5 minuti al giorno dell'esercizio del rombo. Che ti consiglio, se sei già arrivato al limite dell'apertura del rombo, di o ritagliare un altro rombo magari su un libro più largo, quindi di aumentare ancora di più il campo visivo oppure mh, usare sempre lo stesso, ma ovviamente su pagine diverse, quindi non farlo sempre sulle stesse parole o sullo stesso gruppo di parole. Ancora, come al solito, 5 minuti di stretching oculare per addestrare gli occhi sempre di più a muoversi oltre i propri limiti imposti e ancora 15 minuti di lettura di scrematura e lettura critica su un libro che già conosci, ma l'unica differenza che Avrai in questa settimana e che invece di 5 pagine come hai fatto la settimana precedente lo farai su 7 pagine, quindi praticamente direi quasi un capitolo intero. Quindi, se è un capitolo che è meno di 7 pagine, prendi l'intero capitolo. Se è un capitolo che è maggiore di 7 pagine, prendi 7 pagine. In pratica devi riuscire ad arrivare a leggere un capitolo intero. In, uh, in un unico colpo, quindi con una lettura di scrematura immediata e una lettura critica, e poi farti le domande direttamente su tutto il capitolo così che non stai lì ad avere cose interrotte. Questo è quello dove devi arrivare. Ovviamente, questi sono gli esercizi di questa settimana. Nessuno ti vieta di continuare a fare esercizi, ad esempio su tutti gli articoli che trovi eh, sulla dispensa e su tutti gli articoli, ad esempio, che puoi leggere, non so, da uno o qualunque dei nostri blog. Sai che Anaera ha diversi magazine, da Anaera News a Libertà di Parola, a SaltoQuantico.net e tanti altri, da cui poi sono stati presi molti degli articoli che trovi eh, sulla dispensa. Puoi utilizzare quelle fonti di articoli, che sono anche interessanti e utili, per poter migliorare la tua capacità di lettura. Ma non solo, perché nel prossimo video ti darò degli strumenti pratici che il presente, quindi la tecnologia di oggi, ci ha fornito per poter utilizzare al meglio la lettura veloce grazie a un computer o grazie alle nuove tecnologie. È inutile dire che oggi come oggi fanno sempre più da padrone. Il, la tecnologia, quindi è difficile che si legga su carta stampata ed è anche giusto così perché sappiamo che la carta stampata ha bisogno di abbattere alberi, distruggere la natura, ammazzare esseri viventi, quindi anche, ha anche più senso l'utilizzo della tecnologia. E oggi come oggi tutti hanno degli smartphone, tutti hanno uh, dei, dei pad, alcuni usano i Kindle come me. Eh, i, Uh, molti utilizzano i computer quindi è più opportuno imparare a leggere a video piuttosto che a ca su carta. E tra l'altro è molto più semplice ed è molto più veloce perché sul video puoi gestire le cose che sulla carta non puoi fare, quindi puoi adattarti. La scrittura, puoi adattarti i testi, puoi adattarti uh, il, la grandezza, puoi adattare la risoluzione, puoi adattare il contrasto, puoi adattare tutto grazie alla tecnologia. E non solo, vedrai che nel prossimo video ti darò degli strumenti che utilizzo anch'io spesso per fare qualcosa che sui libri è impossibile fare. Quindi creare una tecnica ancora migliore e più veloce, vedrai anche più divertente, per poter leggere sempre più velocemente. Per adesso ti lascio con questi compiti a casa e oltre ai compiti a casa puoi già vedere l'ultimo video che riguarda i consigli sui, sulla tecnologia e sulla lettura a monitor, a telefono, a Kindle, a Pad o a quello che sia. Puoi già vederlo subito. E mi raccomando, non dimenticare di fare quest'ultima settimana di esercizi. Dopodiché, abituati anche a leggere a video. E noi ci vediamo nella seconda parte di questo corso, dove parleremo delle tecniche di nuova generazione. Ti aspetto.